garanzia al 100% la chiedevamo, perché anche soltanto portarla al 95%, non dico al 90%, ma lasciare alle banche una scelta sul merito creditizio o meno delle imprese voleva dire di fatto tagliarne fuori tante. Startup sono aziende che sono in perdita perché sono all'inizio della propria attività. Continuano a investire, a reinvestire, ma hanno bilanci probabilmente in perdita. Se non gli dà la garanzia al 100%, non potranno mai accedere a quei fondi per potersi rifinanziare. Quindi, di fatto, è come se non esistesse. Io penso che il governo abbia voluto mantenere questa fermezza al 90% e non al 100%, anche per aspettare di vedere quale fosse lo scostamento di bilancio che l'Europa ci concede, e quindi capire se con gli emendamenti parlamentari questo scostamento potesse a quel punto allargare ulteriormente la garanzia del 100%. Se l'Europa ci concede 20 miliardi in più, dico io 30 miliardi in più, sappiamo che abbiamo più spazio per intervenire in questa direzione. Se non cambia nulla nell'analisi delle banche rispetto al merito creditizio delle imprese, di fatto andiamo a lasciarne morire di liquidità tantissime, troppe, e poi si va a creare un circolo vizioso. Io ho portato avanti una proposta sul tavolo del MISE, che ho raccolto appunto da interlocuzioni fatte con imprenditori, associazioni di categoria, cioè tutti coloro che ho ascoltato in queste settimane, che ha dei punti precisi. Qui c'era la prima parte, proposta numero uno, era liquidità alle imprese come raccontato da Renzi. Poi c'erano delle cose più legate alla ripartenza, alla riattrazione di investimenti, e sono stato co-garante, cioè moltiplicatore a leva su una leva del 4 a 1 rispetto a quello che tu metti dentro l'impresa o attrai nell'impresa. Un enorme incentivo fiscale per i fondi pensione e per gli enti previdenziali, perché investono in economia reale, quindi investono in aziende, in fondi, in peer alternativi, in strumenti che portino liquidità nelle aziende. Una liquidazione immediata dei crediti di imposta già maturati dalle aziende nel 2020. Sono proposte che non sono ancora state ascoltate, il MISE le ha raccolte. La giustificazione che ci è stata data è stata questa: che il decreto liquidità, quello appunto di ieri, è un decreto che voleva agire solo sulla liquidità e sul credito in maniera totalmente trasversale. C'è poi in preparazione un nuovo decreto che uscirà la settimana prossima, che sostanzialmente prorogherà per il mese di aprile quanto già previsto nel Cura Italia del mese di marzo, quindi cassa integrazione e indennità per gli autonomi e quant'altro, anche se spero superiore a quei 600 euro che gridano vendetta, perché sono troppo pochi per i professionisti. E vi sarà poi un decreto crescita che dovrà vedere la luce nelle prossime settimane, in cui mettere queste misure di movimentazione degli investimenti e della ripartenza. È chiaro che siamo al governo con altri partiti che ragionano in ottica diversa dalla nostra. Cerchiamo di migliorare il migliorabile, ma non è il governo Renzi del 2014, che era un altro tipo di governo con un altro tipo di visione. E cerchiamo di portare a casa il meglio che possiamo all'interno di questa mediazione. Bisogna essere pragmatici. Quindi, diciamo, questo è lo stato delle cose.